Nell'episodio di oggi della serie Professione Networker portiamo la testimonianza di Emanuela Gherardi, insegnante di professione che ha deciso di aiutare suo marito e portare insieme a lui questa attività proprio per poter proseguire quello che era il suo percorso di crescita personale grazie alla formazione collegata appunto al network marketing e con la possibilità di poter creare un'entrata addizionale che non derivasse dalla sua presenza fisica. E quindi passo la parola a Emanuela. Sono Emanuela, ho 29 anni e sono un'insegnante di scuola primaria. Ho iniziato questa attività durante la quarantena e mi ci sono avvicinata grazie a Luigi, un caro amico d'infanzia di Lorenzo, mio marito, e ho avuto modo di approfondire questo tema anche se Luigi me ne aveva parlato lungamente durante gli anni, ma per vari motivi non mi ero mai avvicinata e non mi ero mai interessata. Ho iniziato a sentire degli audio di formazione e da lì ho capito che c'era qualcosa di più importante da approfondire. Mi ha colpito, ricordo insomma che in quel periodo avevo sentito l'audio "Chi porta secchi o costruisce acquedotti" e in quel momento mi ero accorta che c'era l'importanza di un sistema molto più grande di quanto io potessi anche immaginare dall'idea che mi ero fatta fino a quel momento. Ho deciso di dare una mano in questo percorso a mio marito Lorenzo, in quanto diciamo mi ritengo esperta di formazione e so quanto sia importante affiancare un sistema di valori, di riflessione a qualsiasi cosa che si intraprenda nella propria vita. La cosa che mi piace particolarmente di questa attività, oltre alla possibilità di farla con persone giovani che conosco, che ho sempre frequentato, anche con familiari, è anche la bellezza che ho trovato in particolar modo è quella di potersi completare. E infatti con Lorenzo si è instaurato questa specie di collaborazione diciamo tacita, in cui ognuno di noi fa quello in cui pensa di riuscire meglio e stimola l'altro a progredire nell'area in cui risulta più carente. Lorenzo è sempre stato una persona con un'estrema programmazione, un'estrema capacità di programmare e io pochissimo, e viceversa io mi sono sempre ritenuta una persona che fosse in grado di relazionarsi in maniera positiva e empatica, e questo ci ha permesso di compensarci a vicenda in questa attività. Ho sempre avuto la passione per la formazione, tant'è vero che ho intrapreso questo percorso di studi di pedagogia e oggi sono un'insegnante. Il limite che fino a quel momento non mi ha portato ad approfondire questa attività è stato il fatto che pensavo fosse una semplice attività di vendita diretta, ma ho capito che c'era molto altro oltre la vendita. Sono partita provando i prodotti e successivamente, traendo grandi benefici, ho pensato: perché non approfondire e non scoprire oltre? E da lì ho capito invece che si trattava di tutt'altro. Per fortuna sono sempre stata una persona curiosa e questo mi ha permesso di scoprire ed andare anche oltre, e quindi ad oggi i motivi che ritengo che mi appassionano di più di questa attività sono la possibilità di farla con mio marito, con persone che conosco, in un team in cui c'è grande collaborazione, relazioni positive, mai competitive, di poter dare la possibilità ad altre persone, attraverso un primo approccio, quindi usando i prodotti, di migliorare la propria vita e magari, perché no, avvicinarsi anche loro a questo tipo di attività. E un'altra cosa che mi ha molto colpito è la possibilità di farla in maniera flessibile, la possibilità che questa attività dà di poter metterci del proprio, quindi poterla fare secondo le proprie abilità, secondo le proprie competenze e secondo i propri tempi. Ho scoperto che è anche importante sapere ascoltare gli altri quando si parla di questa attività ad altre persone, per poter capire quali sono le loro esigenze, i loro bisogni, come questa attività potrebbe migliorare la loro vita. Riflettere su quali possono essere i loro obiettivi e capire insieme quale percorso fare per portare avanti i propri obiettivi insieme. Penso che questa attività possa essere adatta a tutti, però in particolare ho riflettuto sul fatto che, essendo sempre a contatto con i bambini, con i genitori, in particolare quanto possa essere utile per una mamma, per una donna con una famiglia, poter usufruire del proprio tempo in maniera flessibile e poter intraprendere questa attività potendo stare con la propria famiglia e costruendo anche qualcosa per la propria famiglia che poi sia ereditabile. Una cosa che vorrei consigliare alle persone che si approcciano a questa attività è di non lasciarsi condizionare dai propri pregiudizi, dai propri preconcetti, ma porsi in maniera aperta a
riflettere, ad ascoltare e ad approfondire quello che questa attività realmente è attraverso gli audio, attraverso le esperienze di persone che la fanno. Sentire anche effettivamente i risultati che le persone hanno raggiunto e il beneficio che hanno raggiunto nelle loro vite. Questa formazione è stimolante perché ti porta a pensare a quali sono i tuoi obiettivi, quali sono le tue capacità e non sempre pensarle in relazione a capacità o obiettivi che gli altri devono raggiungere. La formazione a cui siamo sempre stati abituati, anche purtroppo nella scuola, è quella di costruire menti che lavorano per altri, mentre la cosa che ho trovato molto bella di questa formazione è che sviluppa menti che possono essere utilizzate innanzitutto per se stessi, per scoprire qual è il proprio potenziale, i propri bisogni e le proprie necessità e rendersi indipendenti e pronti a credere in se stessi e che è possibile creare un percorso che sia il proprio e prendere delle decisioni che non derivino sempre dagli altri ma da se stessi.